Buonasera. Allora, come ha precedentemente chiarito anche il sindaco, c'è tutta una prima parte delle mie guida che non è stata variata. La prima parte riguardava il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, così come deriva da fattori demografici. Si tiene conto comunque che è stato rispettato, è rispettato di fatto, mantenendo quindi alterato da una parte, il valore minimo stabilito dalla legge del 167, circa la quota da riservare sulla volumetria complessiva che è chiaramente estesa a tutti i comparti di interesse, quindi il 40% di quella volumetria è comunque destinata all'edilizia residenziale pubblica. Le modifiche apportate sono, se vogliamo, delle precisazioni e degli adeguamenti anche a qualcosa che era già stato fatto. Allora, intanto la questione delle precisazioni riguarda la famosa ripartizione che era sempre stata indicata sui limiti della edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Sulla questione edilizia sovvenzionata, chiaramente non entro io nel merito di scelte che sono dettate ovviamente dalla pubblica amministrazione. L'edilizia sovvenzionata, per chi ovviamente non lo sapesse, è un'edilizia eminentemente pubblica fatta da quegli organismi, quegli enti che sono, diciamo così, predisposti sul territorio. Nel nostro caso, almeno nel nostro territorio, dico gli ACP, Istituto Autonomo di Case Popolari. Su questo è stato acquisito anche di recente, a seguito di una nostra ulteriore richiesta, una loro comunicazione che io ora qui non ho portato, ma che sostanzialmente dice che almeno nell'immediato non hanno finanziamenti in corso che gli consenta di affrontare un piano nuovo di edilizia pubblica. E diciamo che è a seguito di una prima comunicazione e di questa seconda comunicazione che hanno più o meno la stessa tipologia, la quota che era stata indicata nella prima versione di linea guida come pari al 10% dell'intera quota 40% da destinare all'edilizia sovvenzionata è stata, diciamo così, brutto termine, insomma, di fatto è questo, riconvertita in altra edilizia residenziale pubblica. Come a dire che, diciamo, in questo caso, e salvo altre determinazioni, non è previsto un intervento di natura pubblica. Le altre due tipologie di edilizia ho voluto nelle modifiche alle linee, ho voluto semplicemente precisare che cosa sono sostanzialmente. Tenete conto che la 167, che di per sé non fa una divisione netta tra edilizia e istituzionata, si limita a fare una individuazione di coloro che sono i soggetti attuatori, e in questo caso per la convenzionata ma anche per la sovvenzionata sono privati, imprese e cooperative. L'altra differenziazione, che però non riguarda il nostro caso, è l'assegnazione di suolo, il diritto di superficie e il diritto di proprietà, ma già nel nostro Già le nostre linee guida avevano sancito che negli interventi di condotti e compatti di attuazione tutta l'edilizia residenziale pubblica dovesse essere in diritto di proprietà. L'altro aspetto che è stato modificato in realtà in parte avendo un adeguamento a quanto è stato già fatto e in analogia a quanto è stato già fatto all'interno dell'attuale 167, ovvero lo schema di convenzione utilizzato per la 167, salvo alcune particolarità, è stato di fatto preso ed utilizzato nelle linee guida, in maniera tale che non ci siano sostanzialmente differenziazioni
anche come criteri da attuare e in particolare anche modalità e penali che sono previste all'interno dello schema di protezione. Un aspetto che immagino più di qualcuno ha evidenziato è la questione del diritto di preferenza. Il diritto di preferenza, che diciamo è un diritto che può concedere l'amministrazione riconoscendo la titolarità, cioè la proprietà del bene, dice la legge, al momento prima di una ricerca di adozione di piano, sostanzialmente, che è un'opzione dell'amministrazione, non è un vincolo, è stato meglio, come dire, precisato in uno dei punti dell'emendamento, anche se era già presente, previsto quindi, nella vecchia versione dell'emendamento. Su questo aspetto, sostanzialmente, diciamo che non dovrebbe cambiare niente, tenendo conto che la norma, la disciplina è ben precisa. Ma ripeto, il punto che è fondamentale è quello che il diritto di preferenza è una scelta che opera l'amministrazione, quella di accogliere un'istanza laddove l'istanza venga non solo da chi è titolare di un suolo, ma di chi ne ha ovviamente titolo, quindi imprenditore o cooperativa edilizia. Io per il momento avrei concluso. Grazie ingegnere. Allora io direi di aprire appunto subito il dibattito, perché credo che sia la cosa più utile da fare. Quindi se c'è qualcuno di voi che vuole fare un intervento, vuole dare dei suggerimenti, vuole esprimere le proprie parere, siamo qui per questo, insomma. Fatelo, vi prego di farlo, anzi, perché vi ho detto dall'inizio, lo voglio ribadire a scanso di fiducia. Qui nessuno è depositario di verità assolute, noi riteniamo che si tratta di interventi perfettibili, quindi se qualcuno vi chiede di aver dato un suggerimento per migliorare, per carità, saremo ben felici di accogliere. Quanti appartamenti sviluppano le prototizzazioni che stiamo per approvare, quanti svilupperanno le altre prototizzazioni che state per approvare? Complessivamente tra di libera, tra libera e no. A meno che resti di due, non so se è. Forse devi la lottizzazione, la CV1 è una lottizzazione abbastanza piccola, non è altro che un completamento della zona via per la Ragionella. Stiamo parlando di molto poco come densità edilizia. Non sono in grado ora qui di precisare perché non ho il dato. La lottizzazione CV2 è più grande, stiamo parlando di circa 2 ettari e qualcosa, 2 ettari. 30.000 metri cubi. Hai fatto una scelta. Dopo un po'. Se te lo ricordi. 30.000 metri cubi il comparto civile. Vabbè, il numero di appartamenti. 100 appartamenti. 100 appartamenti. L'altro saranno 14.000, 15.000, quindi una Vabbè, diciamo in totale 160. Allora comunque noi sostanzialmente diciamo quella la liberalizzazione
che l'amministrazione intende varare, mi pare che porti a 1.300 appartamenti complessivi. Io non sono contato, perché dobbiamo prendere per gli adempi. Allora, il problema politico, cioè innanzitutto c'è un problema tecnico che volevo anche porre, cioè come mai si parla di espropri per il 40%? È stato fatto notare, non da me che non sono un tecnico, che nella il nostro programma di fabbricazione il 40% viene dato, non deve essere scopiato, deve essere ceduto come condizione per la realizzazione del 60%. Questo è un aspetto importante da chiarire, anche perché sulla base di questo viene, tra l'altro, io ricordo anche quando vendo l'appartamento qui in questa sala, parlò esplicitamente. Parlò esplicitamente di questa norma che per l'appunto non era più il concetto del proprio pensiero, una condizione senza la quale non si poteva realizzare. E che è una cosa un po' diversa, anche perché è molto importante, perché sulla base di questa presunta inadempienza dell'amministrazione a poter pagare gli espropri che si è teorizzato il diritto, no, sindaco, che sulla base di questa mancanza di soldi per pagare gli espropri al 40% che si è ipotizzato il diritto di relazione di preferenza nei confronti del privato. Certo. Allora, è molto importante che venga chiarito questo aspetto, perché credo che sia uno degli elementi fondamentali. Allora, diciamo che sostanzialmente il discorso politico che faccio è anche, se mi permettete, per i miei studi, anche se mi compiuti di economia o che ho realizzato in questo. Noi abbiamo avuto, parliamo, l'assessore diceva che dobbiamo dare la casa a poco prezzo alle persone che chiedono. Ipotizziamo che a molto vi siano un sacco di persone che richiedono una casa a poco prezzo. Il dato di 2 anni fa è di 66 domande per un bando di edilizia economica popolare con assegnatario di casa per edilizia convenzionata o per affittuare. Quello è un dato. Il resto possiamo metterci noi, però quando molto è stato chiesto chi è che voleva una casa a poco prezzo, è stato dato la risposta a 66 persone. Numero di familiari 286 attualmente. Una cosa che devo contestare è la mancanza in questa linea guida di un aggiornamento sui dati demografici. Sui dati demografici non è calcolato negli ultimi 5 anni Mottola è andata addirittura in saldo negativo dal punto di vista della dinamica naturale. Cioè non stiamo parlando della dinamica della migrazione. Cioè Mottola è diventato un paese vecchio, è un paese che sta decrescendo. Allora, mi chiedo, andare a pensare di mettere in paracadutale 1.300 appartamenti in un comune che ha dei problemi di natura demografica di questo genere, si sta spopolando, che cosa può comportare? Può comportare che il sito ha comprato poco fa un appartamento